dire, di Balle, se di Balle, di Tatra, insomma, un grande uomo di fantasia. Giunto alla sua 35esima edizione, si è svolto martedì scorso presso l'auditorium di Palazzo Montani a Pesaro il premio Circolo della Stampa, erede del Cigno, storica iniziativa dell'Associazione Stampa Pesarese, svolta dal 1964 al 68. La manifestazione, patrocinata dall'Ordine Nazionale e Regionale dei Giornalisti, ha avuto lo scopo di focalizzare l'attenzione dei pesaresi di nascita o d'adozione della provincia che abbiano conseguito particolari meriti nei settori del sociale, dell'imprenditoria, della cultura e dello sport. Tutti coloro che sono stati premiati oggi hanno respirato la bellezza, la creatività, il genio, la tenacia. Il consiglio direttivo per questa edizione, che si annovera fra le più longeve d'Italia, ha deciso di premiare il designer di alta gioielleria Luca Iacomucci, il top manager Blomberg Andrea Mosconi e il cantautore e pianista Rafael Gualazzi. Sono molto onorato di questo riconoscimento. Reputo che sia molto importante ispirarsi al proprio territorio e a tutte le bellezze che lo contraddistinguono per poter incrementare il proprio il linguaggio artistico e la propria cifra stilistica. Due premi Orgoglio Pesarese invece sono stati conferiti a Carlo Pensalfine Walter Gnassi e alla poetessa Valentina Balducci. Sono profondamente onorata di aver ricevuto questo premio. E credo che non dimenticherò mai questo giorno, e è per me fonte di forza da cui trarrò spunto per il futuro, per continuare nel mio sforzo per dare un po' di lustro a quella che è la condizione di molte persone. Infine, il Consiglio ha conferito anche un premio speciale alla società Pesaro Rugby per il traguardo dei 50 anni di storia.